Pollicioni verdi, benvenuti, ben ritrovati in questo nuovo video. L'estate è arrivata, il caldo è arrivato, di la verità adesso sono in una postazione un po' all'ombra, ci sono solo 30 gradi, ma chi tra di voi è follower anche della pagina Instagram di Besprato oggi avrà visto che ho postato una foto in cui il tappeto erboso era a 34 gradi. Adesso il tappeto erboso, ovviamente in ombra, è un po' fortunato questo bel prato, è sceso di temperatura e siamo intorno ai 26 gradi. Oggi in questo video vorrei parlarti di uno dei trattamenti più importanti che io amo di più, che adoro di più in questo periodo. L'estate e in particolare quando le temperature si alzano sopra i 30 gradi, quando queste temperature ci obbligano ad irrigare il prato, oppure come quando in questi giorni dalle mie parti ci sono delle alte temperature unite anche a un alto tasso di umidità, si verificano, oramai dovreste saperlo, quelle che sono le condizioni ideali per lo sviluppo delle patologie fungine. E le patologie fungine del periodo estivo sono purtroppo, ahimè, quelle più impattanti, quelle che sono capaci di rovinare il prato in breve tempo, quelle sulle quali dobbiamo porre la massima attenzione. Non a caso, se vai a vedere nel blog di Besprato, dove c'è il programma annuale di protezione delle malattie, che viene catalogato, ho catalogato mese dopo mese i rischi, cioè la quantità di rischio, vedrai che c'è una bella scala nella quale si vede rischio medio, alto, altissimo, estremo. Ecco, luglio si entra nel pericolo estremo di patologie fungine, perché luglio è il mese nel quale le medie climatiche sono più alte e le patologie fungine che si sviluppano quando le temperature appunto sono molto alte sono le patologie fungine in assoluto più impattanti, più gravi, più che creano potenzialmente dei problemi più significativi. Allora, luglio è alle porte, oggi è l'ultimo giorno di giugno, tra le altre cose domani è mercoledì e quindi spediremo una newsletter, vediamo se riesco anche a sedermi, eccoci qua, spediremo una newsletter dedicata a tutti i lavori da fare a luglio, nel quale ovviamente la parte della prevenzione delle malattie fungine, la parte relativa alle biostimolazioni è la cosa più importante. Quindi se sei un pollicione verde che ama un bel prato, ama ottenere un bel prato, ti invito assolutamente ad iscriverti alla newsletter, ti ho lasciato nella descrizione di questa diretta il link per farlo. Oggi volevo introdurti quello che sto per andare a fare tra 5 minuti. Mi scuserete se non ho la maglietta di ordinanza di Besprato, perché questa è già la terza maglietta che mi cambio oggi nei vari lavori, video e cose che ho fatto in giardino. E quindi diciamo abbiamo solamente il cappellino di ordinanza. Allora, che cosa sto per andare a fare? Laggiù, là, vedete la mia piccola e fida pompa irrogatrice a batteria, è una pompa veramente eccezionale, da quando l'ho scoperta ormai un anno fa la uso sempre, perché ha questa barra da 1,20 m con 4 ugelli e mi permette veramente in 10 minuti di fare tutto un trattamento a 150 metri quadri di prato. Allora, che cosa andrò a fare questa sera? Andrò a fare uno dei due trattamenti più importanti per quanto riguarda la prevenzione delle malattie fungine. In particolar modo andrò a fare il trattamento col fosfito di potassio e due parole sul fosfito di potassio le voglio spendere. Voi sapete che nel programma annuale del metodo Besprato utilizziamo molto questi prodotti di avanguardia. In realtà dovete sapere che il fosfito di potassio è catalogato come un concime che in agricoltura è molto molto studiato, proprio perché sono studiate queste sue interessantissime caratteristiche che lo pongono
come un elemento che viene assorbito dalla pianta, tra le altre cose viene assorbito principalmente nel prato, lo si dà per via fogliare, quindi l'importanza di fare il trattamento a foglia asciutta, ed è il motivo per il quale io faccio il trattamento alla sera, anche se la sera non è il momento più adeguato per fare i trattamenti fogliari, perché rischiamo di fare un trattamento che poi fa rimanere la foglia umida per tutta la notte. Ma insomma, la foglia adesso è sufficientemente asciutta, il prato è all'ombra, diciamo mi sento abbastanza sicuro nel fare il trattamento adesso. In realtà avrei dovuto farlo un'oretta fa, però insomma, esigenze di diretta mi portano a farlo adesso. Allora, stavo parlando del fosfito di potassio, che è tantissimo, o fosfonato, mettiamolo come, viene catalogato, viene classificato come un concime. Io non so ancora per quanto, perché in alcuni stati europei, credo la Germania addirittura, è catalogato non come un concime, ma come un prodotto, diciamo, chimico, anche se l'azione residuale, cioè l'azione, diciamo, che potrebbe avere una qualche parvenza di comunque di inquinante, guardate bene, quando utilizzo questi termini dovete prenderli per quelli del sono, perché è un sale, il fosfito di potassio, tanto quanto sono sali tutti i concimi che utilizziamo, e quindi anche un concime è potenzialmente inquinante. Non avete idea di quanto lo possa essere quando utilizziamo ad esempio un concime sbagliato, quando utilizziamo dei concimi a pronto effetto, che sono dei concimi con azoto ammoniacale, azoto nitrico, questo azoto, che comunque è un azoto di sintesi, va a finire nelle falde acquifere, va a inquinare. Quindi bisogna anche porre tutti quanti gli elementi nelle giuste caselle. Ma torniamo al nostro amato fosfito di potassio. Il fosfito di potassio è studiato in agricoltura biologica, ci sono delle bellissime pubblicazioni su internet, ne stavo leggendo una prima, volevo farvela vedere, ma ho lasciato le stampe in ufficio, nella quale hanno provato nel 2004, 2005 e nel 2011 a fare i trattamenti su delle colture di meli in Trentino, a 700 metri di altitudine, prendendo delle piante e mettendole senza trattamenti, e poi facendo dei trattamenti in alcune piante col fosfito di potassio, in altre piante con degli agenti invece fitosanitari chimici, quindi degli insetticidi, degli fungicidi sistemici di tipo chimico. I problemi che hanno queste culture, in particolare la cultura del melo nel Trentino, sono dei problemi legati all'oidio e alla ticchiolatura, sono le due malattie fungine che sono più impattanti. Beh, dovete sapere che i risultati che ha dato il fosfito di potassio nell'utilizzo di queste culture sono stati eccezionali, sono paragonabili e superiori ai fungicidi di tipo sistemico, di tipo chimico propriamente detto. Quindi veramente sono dei risultati pazzeschi, no? Sono anche degli studi molto recenti. Ovviamente esiste tutta una letteratura molto approfondita sul fosfito, fosfonato, per quanto riguarda l'utilizzo in agricoltura, un po' di meno nell'utilizzo del prato, ma non perché non abbia degli effetti, anzi, secondo me sono straordinariamente potenti e forse anche più potenti di quelli che sono stati analizzati nelle colture. Il problema è che c'è moltissimo interesse e moltissima anche ricerca nel campo, giustamente, dell'agricoltura, e un po' di meno nel campo del tappeto erboso. Però qualche anno fa ho messo le mani proprio su un bellissimo studio in un'università americana, non mi ricordo, mi pare dell'Oregon o di quelle parti lì dell'America, in cui proprio comparavano nella prevenzione e anche, e ne parleremo tra un attimo, nella cura di malattie come il pitium, come gli agenti chimici avessero lo stesso effetto del fosfito di potassio, o meglio, che il fosfito di potassio avesse una potenza veramente pazzesca. Allora, come agisce il fosfito di potassio e perché io consiglio di fare questi trattamenti con questo prodotto? Allora, è molto interessante questo prodotto perché agisce in due maniere. Una è anche un'azione diretta, cioè va a combattere, o meglio, va a modificare il metabolismo dei funghi patogeni. Ovviamente lo va a modificare in senso negativo, quindi li rende meno efficaci, meno deboli, e li va proprio a colpire, li uccide, detto in maniera un po' più semplice. E questa è una parte, molto spesso la dimentichiamo, no? Perché quando il metodo Bespratto parla sempre di prevenzione, il che è un bene, ma non dimentichiamoci anche questo aspetto molto importante. L'altra parte, quella un po' più conosciuta, è che la pianta che assorbe il fosfito di potassio
produce delle fitoalessine, che sono delle sostanze che i funghi patogeni ne vengono assorbiti e sono tossiche per i funghi patogeni. Quindi crea un ambiente, una produzione di questi, come dire, di queste sostanze, di queste munizioni interne endogene della pianta che fanno da barriera contro le patologie fungine. Quali patologie fungine vengono contrastate dal fosfito di potassio? Beh, guardate, non c'è uno studio, una letteratura scientifica su questo per la quale da citare, o meglio, ce n'è una da citare per quanto riguarda il pitium, ed il pitium è la malattia in assoluto più devastante per l'estate. Sulle altre malattie non è stato fatto, però ci sono degli studi, per esempio sul pomodoro, no? Quindi su culture diverse dal prato, nelle quali è stato visto anche un effetto nei confronti delle macchie brune, della Rhizotonia solani. Quindi, ragazzi, se volete veramente seguire un consiglio del Master Pollicione Verde, fate i trattamenti col fosfito di potassio. Per due motivi: sono semplicissimi da fare, sono economici, perché il fosfito di potassio non costa tanto, e il dosaggio del fosfito di potassio è veramente ridicolo. Vi faccio vedere: all'interno di questa brocca c'è circa un litro d'acqua e ci sono i 40 grammi di fosfito di potassio, che ha un colore azzurrino perché viene dipinto, in realtà sarebbe incolore e sembra quasi che non ci sia niente. C'ha un po' di odore, però fidatevi, sembra quasi di utilizzare l'acqua miracolosa, però qui all'interno ci sono 40 grammi, e sono la quantità sufficiente a trattare tutto il prato che avete alle mie spalle. Allora, se volete anche qualche indicazione un po' più concreta, il mio consiglio è quello di fare un trattamento adesso, un trattamento verso fine luglio, un trattamento a metà agosto. Questi, cioè cercare di dare questo prodotto nelle settimane, nei giorni più caldi, intervallandoli di circa 3 settimane. L'altra cosa che sicuramente anticipo le domande è quella: se possiamo mescolare questo prodotto ad altri prodotti. La mia risposta è sì, è possibile. Ovviamente quando si utilizza un prodotto deve essere mescolato a dei prodotti che hanno un target diverso, quindi in questo caso ad esempio si possono fare anche delle concimazioni fogliari, però come vedete in questo caso, ve lo rifaccio vedere, io utilizzerò il fosfito di potassio da solo. Questa è una nuova piccola variante del metodo Besprato che ho introdotto quest'anno, cioè quella di suggerirti di non fare troppi trattamenti uno assieme all'altro, e faccio un po' mea culpa perché, diciamo, anche nei mesi scorsi dicevo di unire molti prodotti. Ora, i prodotti si possono unire? Sì. I prodotti hanno meno efficacia uniti? Né. Diciamo che facendo un trattamento alla volta o mescolando al massimo due prodotti alla volta, il vantaggio è quello che andiamo a spalmare tutti i benefici per un tempo più lungo, ok? E quindi diamo al tempo, alla natura, di suonare la sua musica, no? Di suonare l'orchestra della natura, come mi piace ripetere, e quindi tutta l'efficacia dei nostri trattamenti alla fine è maggiore. Bene, ragazzi, adesso io vi saluto perché devo andare a fare il trattamento. Prima però di concludere ti devo dire 3 cose importanti, molto importanti, e partiamo con quella meno importante ma sicuramente utile, e quella che ti ricordo di mettere sempre un mi piace a queste dirette, a queste brevi dirette di approfondimento sulle cose da fare per mantenere il prato sano. E lo ricordo perché molto spesso siamo talmente bombardati dalle cose che ci dimentichiamo di farlo. Quindi se sei lì, se stai guardando questo video e le parole che senti sono per te comunque una fonte di utilità, ovviamente se ritieni che questo video non sia utile, non mettere il mi piace. Se però invece lo ritieni interessante, mettilo, non ti dimenticare di esprimere sempre la tua opinione, positiva o negativa, ai video che vedi, soprattutto quando sono dei video che non sono di intrattenimento, perché molto spesso è più facile mettere un mi piace quando si sorride, perché ti viene naturale. È un po' più difficile farlo magari quando trovi un contenuto utile, perché sei lì con la testa che ti utilizza.
che ti prende. Perché te lo chiedo così spesso ultimamente? Perché è la maniera da una parte di premiare e di farci capire che il lavoro che stiamo facendo è interessante, quindi i video che ricevono più like poi ci danno la possibilità di sviluppare quel contenuto, e poi è anche una maniera per segnalare a Facebook che questo è un contenuto utile e magari farlo vedere ai tuoi amici che hanno magari il tuo stesso problema, o meglio il tuo stesso desiderio di avere un bel video. Bene, la seconda cosa importante che volevo dirti è che nella descrizione di questa diretta troverai un link di approfondimento per quanto riguarda il programma annuale di prevenzione delle malattie fungine di Best Prato. All'interno di questo programma, se lo scorri tutto, ci sono i mesi e si arriva a luglio, dove sono riepilogati i due trattamenti da fare durante questo mese. Uno è quello di cui ti ho parlato questa sera, lì all'interno troverai tutti i dosaggi, le modalità di utilizzare i prodotti. Ed infine, l'ultima cosa che volevo dirti è ovviamente che domani inizia il mese di luglio. Non so, magari vedrai questa diretta che il mese di luglio è già iniziato, poco male. Se invece la stai vedendo, se invece vedrai oggi, domani questo video, entro le 10 di mattina, ti invito a iscriverti alla newsletter e ti ho lasciato il link di iscrizione. Ovviamente iscriverti anche se vedrai il video successivamente. Lo dico adesso qui in diretta perché domani spediremo la newsletter più importante di luglio, quella che ti fa un po' l'elenco di tutti i lavori da fare, da non dimenticare, gli errori da evitare durante il mese di luglio. E ti assicuro che non sono pochi, perché se anche tu, come me, desideri avere un bel prato, un prato che si mantiene sano, forte e bello tutto l'anno, è importante veramente fare le lavorazioni e non fare nessun tipo di errore. Allora, pollicini verdi, mi scuso questa sera di non rispondere alle domande, però come vedi dietro c'è la pompa che mi aspetta, devo fare assolutamente il trattamento e poi devo andare a finire proprio gli ultimi dettagli della newsletter di domani. Quindi pollicioni verdi, magari le domande le rispondiamo in un prossimo video. A presto!